Vi ringrazio tutta la curva per l'affetto dimostrato nei nostri confronti e diciamo tutti insieme forza Atalanta e resteremo in Serie A. Conti Romani, i tempi e Conti Perugini è stato bellissimo, questa è storia. Questa... Maurizio della Martina Corazza, fino a tardi, come saprete abbiamo fatto una scelta difficile, una scelta importante che è quella di non entrare con nessuna curva dopo l'entrata in vigore della tazza del tifoso. Abbiamo scelto di vivere il calcio e i nostri colori in maniera diversa. Però il 2 luglio, per la partita del calcio di Riccardo, abbiamo organizzato noi, quindi non servivano schede, non servivano tessere, guinzagli di nessun tipo. Siamo rientrati, ci siamo vissuti la nostra curva come deve essere vissuta da persone libere. E devo dire che però la cosa più bella è stata rivedere la curva verde colorata del nostro verde e nero azzurro. Hanno vissuto Atalanta Salernitana perché si ricorda nel 95, da lì è nato questa cosa sincera. Vorrei ringraziare il vostro popolo da un terrone. È un terrore che non c'ha più la squadra, però c'è un rispetto ultra di questa persona che in un momento abbiamo vissuto entrambi, quello che c'è sulla pelle.
Lo Angelo Francesco, che dall'alto c'è sempre presente, grande, Quello che ci ha unito purtroppo è stata una disgrazia, ma comunque ci è entrato nel cuore. Innanzitutto vi voglio portare il saluto da tutti i nostri, dal nostro piccolo paesino di Brentonico, in cui voi siete entrati nel cuore, siete entrati con simpatia e un ricordo che speriamo che voi ritornate nel nostro piccolo paese. Dopo, l'altro giorno è venuto a trovarmi due vostri tifosi, Danilo e Telemaco, in cui in confidenza ho detto che io sono un trentino e sono fiero di essere trentino, però se devo rinascere vorrei diventare bergamasco. Vorrei essere bergamasco per tre motivi, perché i bergamaschi prima di tutto sono matti. Secondo, sono simpaticissimi e terzo, hanno un cuore grandissimo. Grazie di nuovo. Poi volevo corrigere Claudio, non aspettiamo una bambina, ma un bambino. La natura te ne ha tolto uno e la natura te ne ha dato un altro. Grazie Bergamo. Io sono con voi, voi mi avete, voi siete nel mio cuore, spero io di avere un posto nel vostro. Grazie Bergamo, grazie mille. Siamo sempre con voi, siamo sempre con voi. Ciao a tutti, un anno fa ci siamo impegnati e imbarcati in questa situazione che era portare l'Isè in Slovacchia. Grazie anche al vostro contributo. Oggi siamo qua a differenza di un anno, alla distanza di un anno, e Elisa ha fatto grandi miglioramenti. Sta in piedi, non dovrà stare su un lettino. E comincia a fare anche i primi passi. Tantissimo, visto che l'anno scorso le parole sono mancate, ma quest'anno vicino anche la famiglia, che è ben diversa, fa più coraggio. Grazie Bergamo, grazie di cuore. Abbastanza agitato di questa cosa qua, perché è una cosa dove cerchi sempre di dire le parole più giuste possibile. Però noi sappiamo che la famiglia Gabirasio ha più volte detto grazie a tutta l'Italia, a tutta la gente che è stata vicina alla disgrazia, ma soprattutto chi ha vissuto male sono solo che loro,
e di conseguenza tutto il popolo di Bergamo, di conseguenza nessuno sapeva come reagire a questa cosa, la cosa che non c'era bisogno di molte parole. Noi abbiamo saputo da terzi che la famiglia Gambirasio ha voluto ringraziare i tifosi dell'Atalanta per tutta la dimostrazione d'affetto fatta allo stadio. Potevamo fare un collegamento telefonico, sappiate che ci stanno guardando, sappiate che da parte nostra non ce la siamo sentita neanche di fare questo collegamento perché non volevamo passare per quelli che usano queste cose. Però possiamo fare delle gesta che possono significare tanto, e direi di tutto stiamo vivendo delle serate sempre più emozionanti. E di conseguenza non potevamo passare nessuna così in maniera indifferente a questa cosa. Ha colpito tutto il mondo, ha colpito tutta Italia, ma soprattutto il popolo bergamasco è stato ferito, tuttora ferito, una famiglia che con dignità sta vivendo ancora questo dramma che resterà tutta la vita. Ci sono situazioni come abbiamo visto adesso, difficili, ma la forza ce l'abbiamo vista in questa famiglia del Trentino, la piccola Elisa, la vita va avanti. Noi vogliamo solo ricordare questa bimba della nostra terra, vogliamo solo essere vicini per quanto possiamo, con un gesto che faremo adesso, chiediamo a tutti, chiediamo veramente, finché l'ultima torcia non si spegne, un silenzio che deve essere assordante, un silenzio che deve arrivare nella famiglia Gambirasio in questo momento, dato che siamo in diretta, come se fosse un saluto da una piccola parte, perché Bergamo è la sua provincia immensa, però che arriva col cuore, perché sappiamo che gli stanno guardando e sappiamo che sono orgogliosi del popolo bergamasco. Noi non ci permettevamo e non ci permettiamo neanche di essere andati a disturbarvi con una telefonata oppure un collegamento.